condanno contro di me, perché ha impersonato la banda per quasi 20 anni. Questo è scritto dal tribunale. Io condanno contro per una condotta materiale che non viene stabilita, perché è una questione metafisica, non è diritto, è metafisica. Consoli ha impersonato la banda per 20 anni. Parte da questo presupposto il ricorso in appello di Vincenzo Consoli per la condanna subita in primo grado a Treviso. Impassibile, con l'inseparabile e impermeabile beige, l'ex amministratore delegato della Banca di Montebelluna non ha voluto rilasciare alcun commento sull'udienza. Così come il suo avvocato, che nell'arringa di apertura ha sottolineato come non c'è stata un'accusa diretta, se non quella di essere stato il padrone indiscusso della banca. Prima di lui gli interventi dei magistrati che rappresentavano la procura presso la Corte d'Appello di Venezia con accanto alla dottoressa Maristella Cerato il già pubblico ministero trevigiano Massimo De Bortoli, pensieroso per il tempo che occorrerà per l'intero riesame del processo e anche per le difficoltà della giustizia che portano sempre di più alle prescrizioni. L'istruttoria che è stata fatta a Treviso ha visto l'audizione di oltre 70 testi, abbiamo avuto decine di udienze, noi riteniamo che sia stata una istruttoria più che sufficiente, più che esaustiva. Anche qui però chiaramente ci rimettiamo alle decisioni della Corte. Lei dice che c'è un po' di amarezza ad esempio per i prossimi procedimenti perché andranno in prescrizione, diciamo su questo caso Veneto Bank. Sì, l'amarezza riguarda soprattutto il processo, quello per le truffe, perché di fatto quello non riusciremo mai ad arrivare a una sentenza.